I risultati del voto in Spagna sono ben diversi dai sondaggi. Il Partito Popolare ha ottenuto la maggioranza, ma dalle elezioni esce un Parlamento che in un certo senso resta appeso. E c'è un'ancora di salvezza per il primo ministro Pedro Sánchez, che potrebbe rimanere al potere con un puzzle di alleanze. Il voto, molto seguito, si è svolto appena 3 settimane dopo che la Spagna ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo ha ottenuto 136 seggi, mentre i socialisti del primo ministro 122. Entrambi quindi sono lontani dai 176 seggi necessari per una maggioranza di governo e nessuno dei due è stato in grado di raggiungerla anche con il sostegno dei principali partner politici, con l'estrema destra Vox che ha ottenuto 33 seggi e la sinistra radicale Sumar 31. Gli altri potenziali alleati della coalizione sommano altri 19 seggi per un totale di 172. Gli indipendentisti catalani di Junts, con 7 seggi, di fatto hanno la chiave della governabilità. Senza il loro apporto, lo scenario più probabile è un ritorno alle urne. Feijóo ha comunque rivendicato la vittoria. Come candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad. Come candidato con più appoggio nelle elezioni, con tutta umiltà ma anche con tutta la determinazione, mi assumo la responsabilità di iniziare il dialogo per formare un governo in accordo con la volontà principale che gli spagnoli hanno espresso alle urne, ha dichiarato. Il premier uscente Sánchez, da parte sua, ha ottenuto in buona parte il risultato sperato con l'anticipo delle elezioni. Qualche settimana fa, il 29 maggio, dopo le elezioni comunali e regionali, ho chiesto elezioni anticipate perché credevo, come ho sempre creduto, che noi come società dovessimo decidere quale direzione prendere, ha detto. Un percorso in avanti per i prossimi 4 anni o un percorso all'indietro, come proposto dal blocco del Partito Popolare con Vox. Grazie a tutta la Spagna perché abbiamo dimostrato al mondo che siamo una democrazia forte, pulita, una grande democrazia. Ora inizia una fase negoziale che si preannuncia lunga e faticosa.